ristoranti, bar, negozi. Da queste parti, quasi su ogni vetrina, c'è un cartello "cercasi personale". Ho letto che cercate personale. Sì. Mi puoi far capire come funziona? Ho 38 ore full time. Lavoro anche nei festivi, con un giorno di riposo a settimana. I turni sono o 9:15 o 15:20. Di che stipendi parliamo? 1.200-1.300. Ma è soprattutto nel campo della ristorazione che le offerte di lavoro superano nettamente le domande. Responsabile di sala, cameriere ai piani. Questi sono tutti annunci pubblicati praticamente nelle ultime 24 ore. Questo per esempio è un aiuto cuoco pubblicato oggi alle 9:40 con 1.100 euro. Quest'altro ristorante a Peschiera del Garda cerca un cameriere per 1.800 euro al mese. Io ho trovato un annuncio per un posto da cameriere a Peschiera del Garda. Sì, lo cerco subito, venga. Un cameriere arriva sui 2.000, 2.100. Ma lei, mi scusi, è bravo, molto bravo. Perché forse potremmo anche trovargli da dormire, va là. Ricapitolando, lo stipendio è nella media, i turni non sono massacranti, eppure pare che da queste parti ci sia una vera e propria fuga dal lavoro. Sul lago di Garda, qui a 10 km, ci sono gli hotel chiusi perché non c'è personale. E i datori di lavoro si lamentano. Non si trova cameriere, non si trova personale, perché il reddito di cittadinanza è quello che ci ha messo contro. La qualità del personale è bassissima. Io ho 5 ragazzi bravissimi, perché vengono sempre dalla Sicilia e dalla Puglia, hanno reddito di cittadinanza e non vengono su. Perché dicono, io prendo 1.100 euro di reddito di cittadinanza, giù lavoro in nero, arrivo a 2.000 euro, 2.500. Se vengo su, prendo 1.700-1.800, devo pagare 500 d'affitto, luce, gas e acqua, e torno. E ti so che non è giusto, però sono anche stupido, ho detto. Qua anche un affitto per avere due stanze, paghi 500-600 euro, prendi 1.200, sono finiti i soldi, poi metti anche le bollette, quindi almeno dobbiamo camminare dai 1.500 in su per vivere serenamente. Probabilmente si sono stancate molte persone a fare questo lavoro. È un lavoro stancante, vieni pagato male, col fatto anche che c'è stato il reddito di cittadinanza, 2 fa 4, quindi ci pensi, soprattutto per i ragazzi giovani. Lavorano dalla mattina fino alla sera, 12 ore, non si sa quando si entra e quando si esce, giorno di riposo, niente. E me lo dicono, io guadagno 2.000 euro più le mance, le cose, però non hai più vita. Che molti ragazzi non siano disposti a sacrificare il loro tempo per un posto di lavoro con poche prospettive ce lo conferma questa giovane dipendente di un parco divertimenti della zona. Una persona che lavora per le attrazioni non prende male, prende sui 1.300 euro al mese. Il problema lì è il modo in cui fai queste 8 ore. Persone che restano sotto il sole dalle 9:30 di mattina fino alle 18 di pomeriggio, che uno dopo un po' si stufa. Capisco i giovani, cioè, chi è che butta via una estate intera per venire lì a lavorare in quelle condizioni? Capisco, perché un ragazzo della mia età, piuttosto di buttarsi via l'estate, va in vacanza.